Buongiorno a tutti, ci troviamo a Beer & Food Attraction 2022 con Fabrizio Tacchi, Spirits e Amaro Ambassador di Gruppo Caffo. Buongiorno. Buongiorno. Allora, iniziamo col parlare della fiera. Siamo al secondo giorno, quindi com'è andata ieri e quali sono le vostre aspettative per i prossimi giorni? È andata molto bene, c'è stata una bella affluenza e ci aspettiamo che questa affluenza vada aumentando di giorno in giorno. Oggi sicuramente sarà così perché il secondo giorno, il lunedì, è proprio la giornata dedicata agli operatori. Certo, quindi sì, effettivamente ci aspettiamo un affollamento maggiore. Gruppo Caffo, i vostri prodotti, ce ne vuole parlare un po'? Ma certamente. Beh, noi abbiamo oltre 130 prodotti in catalogo, siamo da tutti riconosciuti come lo specialista degli amari e in questi ultimi anni abbiamo fatto diverse acquisizioni proprio per implementare e aumentare il nostro catalogo. E uno degli ultimi è stata l'acquisizione dell'Amaro Petrus e di Ferrocchina Bisleri. E come si può vedere qua lo stand è tutto a marchio Bisleri, questo è un antico e noto marchio italiano, della liquoristica italiana, e Caffo sta cercando di rilanciarlo, quindi in questa occasione qui al Beer & Food Attraction è per noi una speciale occasione, opportunità per fare conoscere l'Amaro, ma anche una serie di prodotti, come ad esempio Robur, che è un integratore alimentare che dà forza, perché è un integratore alimentare a base di ferro, è riconosciuto anche dal Ministero della Salute, e questo integratore, assunte due bottigliette al giorno, si è ottenuto il fabbisogno quotidiano di ferro, adatto per gli anemici, quelli che hanno carenza di ferro naturalmente, ma anche per i vegani che non mangiano carne. Ma le sue funzioni non sono solo quelle di essere comunque un prodotto salutare a tutti gli effetti, ma anche una bevanda piacevole, deliziosa, fresca e dissetante. Bene, ma Bisleri non è solo questo, ecco, insomma, c'è anche tanto altro da dire, giusto? Sì, la Robur fa parte di una gamma di bibite, sempre a marchio Bisleri, composta da 8 referenze, e ci sono le acque toniche, che sono 4, e lì abbiamo una tonica, un Indian, una tonica un po' più secca, una mediterranea un po' più morbida e aromatizzata con le erbe mediterranee fresche, e una tonica allo zenzero e una tonica al bergamotto, bergamotto calabrese che è il re degli agrumi. Poi abbiamo le bibite agli agrumi, una berga soda che è una soda aromatizzata con 20% di succo di bergamotto e una bitter lemon. E poi l'ultima l'abbiamo nominata prima, che era la Robur. La cosa importante che le lega tutte è che in ognuna di loro, o quasi tutte, c'è la pregiata China Bisleri, che gli dà anche un tocco amaricante.